Buongiorno ragazzi e benvenuti nella rubrica Cucina per Passione. Oggi andremo a preparare delle ottime melanzane grigliate. Eccole qua. Vediamo insieme come si fa. Allora, innanzitutto la prima cosa da fare è prendere una griglia, possibilmente in ghisa, oppure altrimenti alluminio, e riscaldarla in modo tale perché una volta che la padella, la griglia, è ben calda, le fettine dei melanzani non si attaccheranno alla superficie. Nel frattempo, in una ciotola, allora andiamo a versare una decina di cucchiai di olio. Perfetto, ok. Poi al composto andremo ad aggiungere un pizzico di peperoncino, finemente tritato, quindi lo tagliamo, ecco, circa così, non tantissimo. E lo tritiamo finemente. Diciamo che il peperoncino deve esserci come non deve esserci, deve essere una presenza anonima, però deve fornire quel retrogusto all'olio che rende tutto molto più saporito e piccantino. Perfetto. Aggiungiamo il peperoncino. Dopodiché andremo a tritare finemente le foglie di prezzemolo. Io adoro come pianta il prezzemolo, è carino, è variopinto, ha un buon odore. Però ha un difetto, che quando si taglia è veramente, veramente noioso. C'è da tagliarlo finemente, triturarlo, insomma. In genere, quando si tagliano gli aromi si può usare la classica mezzaluna, che è un coltello a mezzaluna che è affilato ad entrambe le estremità e quindi diciamo che favorisce una spezzettatura degli aromi più omogenea, ecco. Io purtroppo non ce l'ho, quindi mi accontento del coltello. Se volete potete usare anche il mixer, non c'è problema. Usate il mixer, all'interno inserite tutti quanti gli ingredienti, la marinatura e il gioco è fatto. Ecco fatto, e anche il prezzemolo è stato triturato e lo aggiungiamo al composto. Ovviamente io continuerò a tagliare quell'altro. Questo è il risultato della marinatura ottenuta. Se volete potete aggiungere
uno spicchio d'aglio privato dell'anima per dare più sapore al composto. Perfetto, adesso procediamo con il taglio delle melanzane. Dopo averla lavata, procediamo con il taglio. Allora, lo spessore deve essere circa di mezzo centimetro, quindi la fetta deve essere abbastanza grande perché altrimenti se è troppo sottile rischia di attaccarsi in cottura. Potete tagliarla sia per orizzontale, scusate, sia per verticale, come per la parte superiore e la parte inferiore, perfetto. E poi procediamo con i tagli. Allora, questo qui deve essere lo spessore ideale, almeno così la melanzana non si attaccherà durante la cottura. Possiamo verificare la cottura della melanzana quando si presentano le classiche forme, della griglia. Perfetto, procediamo con il taglio dell'altra melanzana e andiamo in cottura. Perfetto, ragazzi, allora a questo punto non ci rimane che disporre sulla piastra ben calda, le fiamme circa medio-bassa e disponiamo le fettine. Andranno cotti quindi circa 1 minuto e mezzo, 2 minuti per lato. E la cottura idonea della melanzana quando si formano le classiche strisce sopra la superficie, le strisce che ha lasciato in questo caso la pentola di ghisa. Vi consiglio di utilizzare la ghisa perché è un materiale che molto, diciamo, resistente e idoneo per la cottura, soprattutto per le grigliate, è ottimo. Anche perché è un materiale che si riscalda molto lentamente a differenza di una padella di alluminio antiaderente. E quindi per questo tempo, anche una volta che abbiamo spento il fuoco, la cottura continuerà. Perfetto, a questo punto passati 2 minuti, rigiriamo la melanzana. Infatti, come potete vedere, sono formate le classiche grigie. Eccole qua, ve le mostro. Perfetto. Giriamo le melanzane e proseguiamo la cottura dall'altro lato per altri 2 minuti circa. E proseguiamo la cottura. Perfetto, allora, passati 2 minuti. Allora, disponiamo le fettine di melanzane sopra una pirofila in cui avremo condito uno strato di composto. Quindi disponiamo le melanzane, guardate qui come sono grigliate in modo omogeneo, guardate come si vede la grigliatura. Questo è sinonimo che praticamente la cottura è andata a buon fine. Ok, quindi disposto il primo strato. Andremo a preparare le altre melanzane. Nel frattempo, ad ogni strato, disponiamo un po' di composto. Lo distribuiamo in modo uniforme sopra le melanzane, in questo modo.
in modo tale che le melanzane assorbiranno l'olio e tutti i sapori si amalgameranno insieme. Procediamo con il resto della cottura. Quindi procediamo in questo modo ad ogni strato. Perfetto, cari amici. Allora, una volta che avremo finito di cuocere tutte le melanzane, formato gli strati e amalgamato il composto, questo è il risultato. Le melanzane grigliate sono pronte per essere mangiate e servite. Eccole qua. Sono ottime, gustosissime, possono piacere sia a grandi sia a piccini. Vi consiglio di accompagnarle con dei crostini di pane ben abbrustoliti. Bene ragazzi, e anche per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Commentate la mia ricetta se vi piace, provatela e vi invito a mettere il pollicione, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Alla prossima!